Dopo due impegni consecutivi in trasferta, la Virtus Cupello chiude l'anno solare davanti al pubblico amico nel turno infrasettimanale con l'ambizioso Lanciano. Entrambe le squadre si leccano le ferite dopo gli ultimi risultati vicendevolmente negativi e puntano a riprendere il cammino interrotto che porta a diverse direzioni, con i rossoblù che vogliono incamerare punti per una permanenza tranquilla in categoria e i rossoneri di Bellè che cercano di non perdere ulteriore terreno dalle migliori del raggruppamento. Mister Carlucci è ancora corto di elementi per varie vicissitudini, ricompone il nucleo familiare della famiglia Margaritini con l'esordio dell'ultimo arrivato Cosimo Damiano, che va a dare un supporto in zona d'attacco al fratello Nicolò. Prima della gara si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare la nonna dell'attaccante virtussino napolitano recentemente scomparsa, e forse qualche angelo dal cielo assiste in questo caso il calciatore rossoblù, che dopo l'iniziare a fondo di Nicolò Margagliotti, che alza sul fondo sulla pennellata del fratello, è proprio napolitano a rompere l'indugio al nono quando va a segno chiudendo lo scambio stretto con Colitto e anticipando l'estremo frentano in uscita. L'avvio shock della squadra rossonera si conferma fragorosamente tre minuti dopo, quando i locali confezionano il raddoppio sull'asse Cosimo Margagliotti-Colitto, puntuale quest'ultimo a staccare indisturbato e a infilare la sfera alle spalle di Elezai. L'estremo frentano rischia anche al 26esimo, quando una nuova combinazione tra i due protagonisti del raddoppio si vanifica per un ritardo infinitesimale di Colitto, che fa sfilare la sfera a fondo campo. I lancianesi, rimasti fino a quel momento a fare da spettatori non paganti della contesa, colpiscono al primo affondo significativo dalle parti di Sinato, castigato dal gran sinistro dal vertice d'area di Rei, che va a gonfiare l'incrocio dei pali più lontano. Rimessi parzialmente in corsa, i frentani cercano di tornare completamente in carreggiata prima del rientro negli spogliatoi, ma l'irruzione in aria di capitano Scipioni non regala le stesse soddisfazioni e permette di fatto alla truppa di casa di andare al riposo sul meritato vantaggio. Alla riapertura dei giochi, i lancianesi insidiano la porta di Sinato in diverse occasioni, ma probabilmente la parata più difficoltosa e decisiva dell'estremo cupellese si registra in avvio, quando deve distendersi per arginare l'insidiosa conclusione di Cruppo, destinato altrimenti a finire nell'angolo alla sua sinistra. Decisamente meno insidiosa la replica affidata a Mariano, che dalla media distanza sparacchia sul fondo. Al 16esimo torna a proporsi lo scatenato Rei, che in due occasioni ravvicinate chiama in causa l'estremo rossoblù, che deve intervenire soltanto al 25esimo. Le sterili offensive della truppa ospite si perpetuano anche nelle fasi successive, ma le offensive di Bertino, Iseni e Campagnol Bocchio non sortiscono gli effetti sperati dalla numerosa tifoseria frentana accorsa in tribuna. La Virtus, che nel secondo atto bada soprattutto a limitare i danni, può permettersi di arrotondare il punteggio a ridosso del triplice fischio con il gran gol di Nicolò Margagliotti, che infila sotto i legni del malcapitato Elezai e permette ai suoi di poter festeggiare il Natale con tre punti d'oro conquistati ai danni di una delle nobili del campionato. Intervista in pieno clima natalizio per Panfilo Carlucci. Come suol dirsi, il Natale si passa in famiglia e anche al campo. Eh sì, questi sono i ragazzi che vengono a vedere la partita. Almeno oggi hanno ottenuto una soddisfazione con questa vittoria, che comunque è stata una vittoria difficile come immaginavamo. Nelle interviste conclusive il DS del Lanciano, Tonino D'Orazio, ai nostri microfoni si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Siccome c'è molto chiacchiericcio su questa società e non capisco perché, considerato che sono partiti dal 5 di agosto, quindi allestire in fretta e furia una formazione del genere, il Lanciano sta facendo più del suo dovere. Quindi siccome però tutti chiacchierano, no, Lanciano qua, Lanciano là, ci sono società che si permettono di alta classifica a chiedere ai nostri giocatori, quello che voi dovete notare in prima cosa è che non c'è nessun giocatore in uscita. Quindi se c'era una società allo sbando, penso che tutti volevano andare via. Questa è una prova evidente. Hanno dimostrato che per 8 partite ci siamo reinseriti nei playoff e per me è un momento giusto, concreto, e stiamo dimostrando che lo spogliatoio è unito, la società è unita, quindi il Lanciano fa il suo percorso.